tale quale con On the Floor Jennifer Lopez. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, don't step on the floor. If you're a man on the chairs on the floor, break your sweat on the floor. We work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your dreams up. Pick your body up and drop it on the floor. Dance the night away, live your life and stay on the floor. Sono stancato io a guardarvi, c'ho il fiatone io. Bravi, bravi, bravi. Fabrizio Manini, coreografie. Guarda, Dada è orgogliosa di te. Adesso sentiamo anche tu. Grazie, grazie. Complimenti, grazie, ragazzi, grazie al nostro corpo di ballo. Complimenti. Buonasera. Tu cosa fai? Disturbi il... Allora, iniziamo da Loretta. Voglio subito sentire Loretta. Allora, è stata bravissima, è stato un bellissimo momento di spettacolo e ringrazio per questo. Grazie. Fabrizio anche, perché riuscire a creare in questo contesto dove la nostra scenografia è un po' fissa, quindi le... guarda che devo vedere, ma come si... Ma vabbè, volevo farti i complimenti perché hai ballato e cantato, non hai perso l'intonazione. E mi ha fatto molto piacere, credo che sia una delle cose più belle che tu hai fatto. È vero che siamo solo alla terza puntata, però secondo me, però certo. Devo dire la verità, in questa mi sei piaciuta tanto perché ti sei, come dire, aperta di più, ecco, artisticamente. Non beh, sei... Beh. Sì, sentiamo sì. Giorgio subito. Il gran mandarino. Giorgio? Il mandarino. Un cielo fu aprì la bocca. Elastico ti dà noia. Qui. No, visto, pensavo piovesse, dico, ma magari. Allora, il panettone la Lopez ce l'ha più grosso. Perché... Non potevo fare niente di più. No, è un complimento questo. È un complimento. Ma scusa, ma è un complimento. E tu che parrucco poteva mettere due cuscini, due. Dei gommoni, non lo so, qualcosina poteva rinforzare, perché lei ce l'ha giusto, questa c'ha... Che dobbiamo fare? E ci siamo capiti. Però detto questo, mi sembra, questa volta la performance mi è piaciuta molto di più della settimana scorsa. E se quella tutina lì t'avanza, Salemme se la metterebbe volentieri.
Forse, la vorrebbe forse provare perché... Forse solo un po' un po' lunga per me. Vincenzo. Il numero bellissimo. Complimenti alla regia che mi ha mandato anche i soldi per dirlo. Ah, ecco, ecco, capito. Maurizio, e complimenti davvero, però, perché hanno preparato sto numero pazzesco. Complimenti a Fabrizio. Veramente. Allora, sì. Allora, me lo ricordava prima che io l'anno scorso ho detto, ma dovete fare l'Accademia, deve continuare l'Accademia di tale quale show, perché anche Sara sta migliorando puntata dopo puntata, deve sicuramente lavorare sull'intonazione del canto, però comunque hai cantato, ti sei mossa con grazia, sensualità, e la voce era inquietante, cioè, parliamo di una artista internazionale, ne ho qui una a fianco, balla, canta, recita, e sa fare completa tutto, per cui la voce c'è stato un attimo in cui è sembrata molto molto sì, noi dobbiamo valutare grazie anche l'imitazione, non grazie solo il canto. Ballare e cantare è difficile, perché poi da ballerina mi viene da... Io ti faccio comunque prendere, però devo stare un po' più calma. Io penso che tu debba essere contenta dei passi avanti. Sono al di contentissima, là. Li sento anch'io. Sentiamo Max. Prendere nella vita è comunque importante. Quello che voglio dire è che, si sono d'accordo, soprattutto all'inizio eri molto concentrata sui passi, molto concentrata sull'inizio dell'esibizione e un attimo leggermente calante, ma abbiamo visto uno show, posso dire una cosa? Grazie Carlo, mi hai riportato qua, ero 3 anni che non ero in Rai e... Solo la Rai fa ste cose, uno spettacolo in diretta con tutta sta roba allestita con queste coreografie. Sono emozionato, bravo Carlo, ci regali bravi tutti loro, bravi. Grande squadra, accomodati pure, brava.